Grazie Presidente. Il mio intervento voleva essere indirizzato principalmente a far giungere all'attenzione di tutti quello che questa richiesta di partecipazione che viene dal basso, che viene dalla cittadinanza, è importante. Lo è stato già ribadito, ma ci tengo a sottolinearlo e a stressare il punto all'esponenza massima. Quando si rende necessario, i cittadini si rendono conto che è necessario assolutamente intervenire con la massima partecipazione. Vorrei questo anche trarne, come dire, spunto per dare anche un po' di soddisfazione a quello che è l'essere del Movimento 5 Stelle, il quale nel suo modo di vivere, nel suo modo di essere, è quello dei movimenti politici che ha dato maggior risalto a quello che è la partecipazione della cittadinanza, a quello che è uno dei nostri slogan, ma non è solo uno slogan, di fatto quello che rappresenta tutto il nostro movimento. Uno vale uno vuol dire che quello che è il desiderio, quello che è la volontà, la voglia di partecipazione da parte dei cittadini alla vita politica, non solo con gli esempi veri e propri durante appunto quelle che sono le manifestazioni che vengono di volta in volta organizzate e vengono portate avanti da tutto il movimento, da vari gruppi, da vari meetup. È importante che sia sottolineato quanto appunto c'è questa volontà, questa voglia di partecipare alla vita politica delle amministrazioni, delle istituzioni. I cittadini ora vogliono essere presenti in tutte le fasi istituzionali, vogliono essere presenti con i portavoce, quali sono anche quelli del Movimento 5 Stelle, che portano questo tipo di richiesta, ripeto, che rappresenta il massimo della democrazia. Questo non deve essere mai dimenticato. Quella democrazia che assolutamente poi, è già stato detto, ma mi piace ribadirlo, dovranno, chi non la rispetta, renderne conto a quelli che sono i cittadini toscani. Lo dovranno fare quando poi, senza sotterfugi, senza assolutamente pensare di appunto ridurre il minimo di partecipazione andando ad indire delle elezioni nei ponti più belli dell'anno solare, perché così saranno meno i cittadini che andranno a votare. In quel caso lì dovranno fare i conti proprio, diciamo così, con quello che è la volontà dei cittadini con l'espressione del loro voto e l'elezione dei loro rappresentanti nelle situazioni. Grazie Presidente.